Esattamente un minuto, Parma in attacco, c'è un calcio di punizione per la formazione crociata. Fino alla conclusione della partita. D'accordo, calcio di punizione per la formazione parmigiana, sul pallone ci sono Biaviani e più indietro c'è anche Gallotto, autore di una buona prova, il tentativo di tiro è di Valdés che mantiene il pallone fra i piedi per far scorrere il tempo, lo ha scambiato con il compagno, va quasi sulla linea di fondo dalla bandierina. Grazie per guadagnare una rimessa laterale, il pallone rotola sul fondo, il calcio di rinvio per la formazione udinese. Udinese sotto di due reti, l'appoggio del portiere verso i compagni della difesa, in possesso di palla c'è Domizzi, cerca Domizzi di rilanciare verso i compagni, il tocco ancora in avanti per Floro Flores che è andato a cercarsi un pallone sulla tre quarti, tentativo di dribbling riuscito di Floro Flores, ma il quarto tentativo non ha esito, può partire il Parma ancora in contropiede, in realtà è stata la Udinese a fare la partita, ma il Parma che in contropiede si è reso pericoloso, ancora il pallone fra i piedi di Valiati, la conclusione, il tiro radente, la conclusione con il pallone che è terminato sul fondo. Fischia la fine della partita il signor Romeo di Verona, finale dal Tardini, Parma batte Udinese 2-0 e linea al nostro studio.